Paolo Minucci, 1° maggio, 20ª edizione, torna il lavoratore ideale, la consegna di riconoscimenti ai lavoratori più meritevoli, organizzata da te, da Cronache Abruzzesi, in collaborazione con le organizzazioni sindacali. Sì, è un momento importante perché l'anno scorso, causa Covid, il premio non si è svolto, comunque sono 20 anni che raccontiamo la storia del territorio attraverso l'impegno, lo sforzo, lo spirito d'abnegazione di queste persone eccezionali, segnalate dalle forze sindacali, CGL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, insomma coloro che operano sempre sul territorio per cercare di portare note liete all'ambiente, alle tante famiglie che cercano con il lavoro di soddisfare e di arrivare dove vogliono arrivare. È un momento importante perché la pandemia ha condizionato il mondo del lavoro, lo sta condizionando e speriamo che con lo sforzo di tutti quanti coloro che operano nel settore si possa arrivare a dei risultati positivi. Le premesse ci sono tutte, bisogna essere ottimisti perché solo con l'ottimismo e con la voglia di fare si riesce ad uscire dal tunnel. Quanti lavoratori verranno premiati? Sono 27 lavoratori in rappresentanza delle varie categorie, con un occhio di riguardo al capitolo sanità, anche per attenzionare quei personaggi che si sono particolarmente distinti in questa lunga e interminabile pandemia.